Con oltre 25 anni di esperienza, siamo presenti in 8 paesi, oltre 20 milioni di visite e 1 milione di appuntamenti ogni anno. Top Doctors le offre un'ampia proposta di servizi per digitalizzare la sua attività medica e migliorare la sua reputazione online. Servizi di telemedicina, appuntamenti online, opinioni dei pazienti, pagamento anticipato e molto di più. What is the most valuable asset of human healthcare? Medical expertise. It's experience that improves outcomes. Eccoci qua. Buonasera a tutti. Buonasera. Tempo, buonasera. Un pochino a tutti i nostri colleghi di collegarsi. Diamo tempo anche per le condivisioni. Intanto salutiamo gli ospiti di questa sera che ci parleranno di un argomento molto molto interessante che è l'instabilità acquisita dell'atleta overhead. Diamo il benvenuto al professor Fabrizio Campi, che è uno specialista in ortopedia e traumatologia, chirurgo della spalla e del gomito ed è responsabile del gruppo Ortosport. Buonasera professore. Buonasera, buonasera a voi, grazie per l'invito. Salutiamo anche i nostri co-moderatori e amici, il dottor Francesco Inglese. Ciao a tutti. Ciao Francesco. La dottoressa Elena Silvestri. Buonasera a tutti. E anche Daniele, il dottor Daniele De Grottaglie, e lo ringraziamo tantissimo per il supporto tecnico. Ovviamente. Ringraziamo anche tutti i nostri amministratori del gruppo fisioterapia e riabilitazione, il dottor Mattia e il dottor Musorofitti, che ci danno la possibilità di essere qui questa sera e di parlare di questo interessantissimo tema. E salutiamo anche tutti i nostri co-moderatori che stanno facendo insieme agli amministratori un grandissimo lavoro in queste serate così piacevoli e così istruttive. Io direi di partire subito con la sua presentazione, prof. Sì. Si parlerà di spalla dolorosa nello sportivo overhead. Certo, allora l'argomento è specifico perché è l'instabilità nell'overhead. Io però, siccome mi occupo di chirurgia della spalla ormai da tantissimi anni, anzi quasi esclusivamente di chirurgia della spalla da tantissimi anni, vi vorrei fare anche una carrellata delle patologie che può avere lo sportivo overhead, perché non solo l'instabilità, che è una causa frequentissima di patologie non solo nello sportivo overhead ovviamente, e che spesso non viene diagnosticata, cioè vengono trattate gli effetti di quello che un'instabilità può dare, ma non vengono trattate le cause. Quindi spesso una spalla dolorosa e instabile non è una spalla che si lussa, ma è una spalla che non lavora, come diciamo noi in Romagna, in squadro, e quindi va considerata e trattata. Dunque adesso ho bisogno di una mano. Io adesso faccio la condivisione dello schermo, se non sbaglio. Sì, esatto. E sì, perfetto. Condivido la mia applicazione. Voi ditemi semplicemente se mi vedete. Adesso sì, perfetto. Escludo gli altri. Vedete quindi la mia diapositiva, la mia prima diapositiva? Esatto. Molto bene, allora iniziamo. Sì, perfetto, prego. Buon lavoro. Voi. Grazie, grazie, grazie. Quindi ho un po' di tempo, spero di sfruttarne meno di quello che mi avete concesso in modo da avere anche più spazio per la discussione. Quindi la spalla dolorosa nel overhead. Vedete intanto quanti sono gli sport che utilizzano una spalla, l'arto al di sopra della spalla. Quindi il giavellotto, la pallavolo sono quelli più, diciamo, diffusi, anche come il tennis stesso, però vedete la pallanuoto, l'arrampicata addirittura. E quindi c'è una serie di patologie che non sono legate esclusivamente all'instabilità, ma che possono creare appunto problemi di spalla dolorosa. Vedete, uno dei primi posti nelle patologie articolari riguarda l'instabilità,
Poi ci sono le patologie legate alle lesioni della cuffia dei rotatori che possono essere secondarie ovviamente a un'instabilità, ma possono essere anche primitive, e le patologie extraarticolari, cioè quelle dello spazio sottoacromiale, le cisti paraglenoidee che spesso diciamo non vengono diagnosticate e non vengono considerate perché possono invece mimare delle lesioni di cuffia dei rotatori quando vanno a comprimere un nervo specifico, che è quello che innerva il sovraspinato e il sottospinato, quindi il nervo sovrascapolare, le patologie della clavicola distale come le osteolisi, specie nei pazienti o negli atleti sollevatori di pesi, la cosiddetta clavicola del sollevatore di pesi, cioè la weightlifter's clavicle, o le patologie neurovascolari, quindi quelle legate anche eventualmente al nervo sovrascapolare stesso, o quelle dovute a una discinesia o una funzione, diciamo, non corretta della scapola. Vedete da dove può venire il dolore? Questo è una vecchia diapositiva, se non sbaglio, proprio di Francesco Inglese, dove lui indica e aveva disegnato su questo atleta pallavolista dei gruppi muscolari specifici. E ovviamente dove viene il dolore? Può venire da un overuse dei muscoli, quindi un indebolimento della spalla stessa, problemi appunto strutturali legati proprio alle strutture intra ed extracapsulari della spalla. E quindi problemi legati alla instabilità, abbiamo parlato prima, abbiamo introdotto il discorso sulla spalla dolorosa instabile, dove ci possono essere lesioni di tipo legamentoso, vedete in questo caso una lesione acuta, questo è un giocatore di basket che si è lussato un'unica volta la spalla, e noi in artroscopia abbiamo semplicemente trattato, spero si veda la freccetta, questo è il legamento glenomerale medio visto da antero superiore in un'artroscopia, che è stato semplicemente riattaccato con dei piccoli punti senza ancorette ed è stata trattata la patologia, quindi il trattamento anche eventualmente della prima lussazione nello sportivo può essere importante per ridurre le recidive e quindi il recupero più rapido, il ritorno in campo. Le lesioni per esempio del glenomerale superiore, quindi legate al sistema di stabilizzazione del bicipite, a volte un dolore del bicipite può non essere è legato al bicipite stesso, ma a quello che diciamo lo stabilizza, oppure la funzione del bicipite che ha nella stabilizzazione, specie ai massimi gradi dell'extra rotazione 90 gradi, e così l'intervallo dei rotatori che fa sempre parte di questo gruppo, il glenomerale medio che spesso sappiamo essere insufficiente, specie nei lanciatori di baseball che hanno quelle extra rotazioni massimali per avere il carico maggiore nel momento del caricamento, e l'instabilità posteriore che della quale Francesco Inglese, che abbiamo questa sera, è un super tecnico e teorizzatore, e così l'attrito postero interno può dare, c'è un punto interrogativo perché quanto è legata a un'instabilità diciamo anteriore, quindi con una lassità legamentosa anteriore, quanto è legato a una contrattura della capsula posteriore, qui ci sono diverse teorie che poi eventualmente vedremo. E così il dolore a riposo invece, quindi non è un dolore di tipo infiammatorio, può essere legato proprio a una lesione della cuffia dei rotatori. Noi abbiamo dei test specifici che possono diciamo evocare il dolore che il paziente ci riferisce, e quindi i test per l'instabilità, i test per un'eventuale slap lesion di cui poi parleremo, e i test proprio per l'instabilità come il sulcus o il gagé, per vedere se una spalla è particolarmente lassa, in particolare il sulcus in extra rotazione ci dice eventualmente la lassità o l'insufficienza dell'intervallo dei rotatori, il test di gagé per vedere un'insufficienza o una lesione eventualmente del glenomerale inferiore. Vedete l'instabilità postero superiore da overuse, voi considerate il movimento di lancio, per esempio, con un'extra rotazione a 90 gradi, oppure la schiacciata del pallavolista che ne fa centinaia, diciamo, durante la settimana, e quindi milioni, se volete, nell'arco della sua carriera, che può determinare una cascata patologica. Vedete in questa, spero si possa vedere il filmato, datemi una conferma, si vede? È un filmato molto lento. Vedete la fase di caricamento? In queste situazioni, quando la spalla, vedete, carica in maniera massimale e va nella fase del early cocking inizialmente, del late cocking in questa fase, vedete qui quanto sia extra ruotato. Voi sapete, in questo caso, se è un po' insufficiente la capsula anteriore,
vi è un contatto tra la cuffia e i rotatori che non è più fisiologico, un contatto supero posteriore con una creazione eventualmente nel movimento del peelback del bicipite, che poi vedremo nelle diapositive successive, può creare una lesione dell'inserzione del capolungo del bicipite, in particolare da anteriore e posteriore. Questo è l'acronimo della SLAP lesion, quindi superior labral tear from anterior to posterior, e quindi dell'inserzione del bicipite stesso. E vedete che cosa succede? Ditemi se vedete la mia freccetta sulla diapositiva. Vedete come il bicipite nel movimento di extrarotazione ha un movimento di torsione. Questa è un'artroscopia dove vedete molto bene il labbro supero posteriore come decala nel movimento di extrarotazione. Voi considerate questo tipo di movimento migliaia e migliaia di volte e vedete che qui si può creare una crepa, una lesione. Da qui c'è la creazione in particolare della slap posteriore, c'è anche la creazione di una lesione del cercine supero posteriore, vedremo alla fine lo sviluppo anche delle cisti paraglenoidee che possono, come vi dicevo, mimare una lesione della cuffia dei rotatori e quindi creare, vedete in questo momento cosiddetto di peelback, proprio una nelle migliaia e migliaia nella ripetizione del gesto, la lesione posteriore. Vedete anche la contrattura, ne parlavamo, della capsula posteriore, che può determinare poi dei contatti anomali con l'acromion e con la parte della cuffia dei rotatori supero posteriore, con la parte, cioè la parte posteriore della cuffia con la parte supero posteriore della glenoide, e quindi mimare quelli che sono i test dell'attrito, con dolori dell'attrito. Quindi in maniera semplicistica, se non conosciamo i test, se non conosciamo tridimensionalmente nella nostra testa il funzionamento di una spalla, possiamo ovviamente cadere in inganno su qual è la causa del problema del nostro atleta. E quindi vedete la capsula normalmente lassa permette all'omero di lavorare in maniera centrata nella glena, una capsula invece più tirata posteriormente fa un effetto yo-yo cosiddetto, sposta, vedete, con una traslazione il centro, diciamo, di rotazione del nostro sistema e crea degli attriti supero posteriore contro l'acromion, eccetera, e quindi va a comprimere, per esempio, la cuffia dei rotatori e quindi dare, ripeto, delle false diagnosi o delle falsi segni della problematica del nostro atleta. Vedete quindi nell'attrito postero superiore, poi Francesco vi parlerà in maniera più specifica, dove abbiamo un'elongazione antero-inferiore, quindi la testa dell'omero sfugge anteriormente e il contatto posteriore. Vedete, questa è un'immagine artroscopica dove il paziente, questa è la glena, e questa è vedete questo flap del sovraspinoso, questa è la cosiddetta kissing lesion, cioè la lesione articolare del sovraspinoso che tocca nel movimento massimale, vedete, in abduzione extra rotazione a 90 gradi tocca il sovraspinoso articolare contro la glenoide. Vedete, quindi ci può essere una lesione della cuffia dei rotatori dovute a un attrito postero interno. Vedete, la testa dell'omero sfugge in avanti e precocemente la cuffia dei rotatori dal lato articolare tocca la glena, rovinandosi, ledendosi, diciamo, scusate il termine, nel tempo. Poi abbiamo problemi legati ovviamente alla rigidità della capsula posteriore, che è un problema ovviamente patologico. Raramente, se non sei un chirurgo della spalla o un cultore, diciamo, della materia, il paziente viene valutato in tutte le sue componenti, specie se atleta, specie se è un overhead, che va sempre ovviamente inquadrato il soggetto che abbiamo di fronte, viene valutato per la capsula posteriore. Quindi quando abbiamo questi problemi legati a un difetto in intrarotazione, quindi con la rigidità della capsula posteriore, noi valutando il paziente da supino in particolare, perché blocchiamo la scapola tra torace e lettino, possiamo valutare bene il suo grado di intrarotazione e eventualmente, vedete le varie figure, le differenze che ci sono.
vedete l'A e B sono le extrarotazioni, tra l'altro l'arto patologico e l'arto normale, guardate le C e D, l'intrarotazione dell'arto patologico e dell'arto normale. Quindi vedete che nella A abbiamo un'extrarotazione e che eccede quella normale dell'arto controlaterale non affetto, e guardate l'intrarotazione quanto è bloccata rispetto all'arto controlaterale non affetto. E vedete quindi gli esercizi che noi facciamo fare nei nostri pazienti, dove la riabilitazione è sempre, diciamo, il nostro primo approccio in questi pazienti, naturalmente, cose che dovrebbero poi conoscere anche gli allenatori, preparatori, eccetera, perché ovviamente fanno parte poi di tutto il trattamento generale, quindi dell'allenamento, dell'allungamento, del riscaldamento iniziale, eccetera, dei nostri atleti overhead. Qui vedete Ann Kuhls, che è una cultrice ovviamente della materia, soprattutto anche di queste patologie, che ci dà degli algoritmi sulla riabilitazione molto specifica di queste problematiche. Nell'atleto postero superiore, vedete, possiamo avere le kissing lesion, come ne parlavamo, e anche secondariamente avere invece problemi legati alla lassità anteriore o le lesioni anteriori della capsula, come nelle Bankart lesion. Quindi noi come lavoriamo? Se il problema è primitivo, lavoriamo sicuramente con la riabilitazione, possiamo lavorare con la chirurgicamente, quindi con il debridement artroscopico delle lesioni flap cosiddette, quindi non lesioni strutturali che ci cambiano la dinamica della spalla, ma se ci sono lesioni invece strutturali, anche la sutura, per esempio della kissing lesion nella cuffia dei rotatori, o se è secondario a un'instabilità, stabilizzazione secondo Bankart, le plicature nelle spalle iperlasse, che ancora ne parlavamo tante volte nei congressi o quando eravamo insieme, diciamo, in sala operatoria, eccetera, anche col professor Porcellini, che lui diciamo un po' dubbioso sulla validità di questa tecnica, mentre secondo me per ripristinare magari una proprio eccezione di queste spalle che ormai l'hanno persa negli anni di dolore o nei mesi di dolore, ovviamente per ripristinare, per migliorare anche la fisioterapia, soprattutto all'inizio, secondo me hanno ancora una loro validità nella stabilizzazione iniziale o addirittura nella stabilizzazione delle slip lesion, cosa che oggi non è più molto diciamo considerata, perché la slip lesion alcuni la considerano addirittura delle varianti anatomiche, ma noi in queste situazioni, quando vediamo il peel back di cui ne abbiamo parlato precedentemente, ovviamente in quel caso la lesione strutturale va, soprattutto in uno sportivo ad alto livello, trattata. Vedete, questa è una diapositiva dove si riassume un pochino che cos'è questo tipo di patologia, diciamo che è abbastanza infrequente e ci sono associate delle condizioni che sono quelle poi dell'attrito postero interno, quindi l'internal impingement, la rigidità della capsula posteriore, di solito ci sono lesioni di cuffia, cioè la kissing lesion, cioè dall'arto articolare del sovraspinoso, può esserci una sottile e sfumata instabilità anteriore o addirittura problemi legati alla cinetica della spalla. Cosa succede in questi lanciatori o utilizzatori dell'arto superiore, quindi schiacciatori della pallavolo, tennisti, pallanuotisti? C'è una rigidità della capsula posteriore, l'abbiamo detto, e quindi aumenta, c'è trasla testa in avanti e c'è un aumento del contatto posteriore della cuffia dei rotatori. E abbiamo visto come la creazione della slap lesion, vedete questa figura del cercine, dell'apertura in particolare del cercine supero posteriore, legata alla torsione del bicipite nelle manovre di lancio. Nel problemi di instabilità, soprattutto nelle lassità legamentose, vi parlavo prima delle plicature, vedete, le plicature non sono altro che delle pens che noi facciamo per ritensionare delle capsule particolarmente lasse, lo possiamo fare anteriori, la possiamo fare posteriori, con questi opportuni strumenti e con questi fili in genere riassorbibili, in modo da non avere materiali all'interno dell'articolazione. Oppure ci possono essere nelle instabilità posteriori delle lesioni nascoste, le cosiddette hidden lesion, descritte qualche anno fa da un collega coreano, Kim, Seung-go Kim,
che vanno ricercate, si vedono nella risonanza magnetica con un occhio esperto, e vanno ricercate in sede chirurgica e riparate. In questo caso, vedete, si distacca bene il cercine glenoideo lesionato e poi lo si reinserisce con delle ancorette. Vedete, in questo caso, un esempio, questa sembra un cercine sfrangiato, in realtà se lo tocchiamo con un palpatore vedete che si allarga, e quindi questa è una lesione che deve essere suturata con delle opportune ancorette di stabilizzazione. Altrimenti, quando abbiamo delle rigidità posteriori gravi, particolarmente gravi, che non ci permettono quindi l'interrotazione, e con paziente doloroso e che non riusciamo a risolverlo con gli esercizi, con la riabilitazione e la fisioterapia adeguata, abbiamo delle capsulotomie, vedete, selettive, dove noi della capsula particolarmente fibrosa, dovuta a anni ovviamente del problema, quindi una capsula che si è strutturata, possiamo fare delle capsulotomie, cioè andiamo a tagliare volgarmente questa capsula con opportuni strumenti, vedete, e al di sotto di questa figura rossa che vedete, la capsula è quella un po' più bianca, sotto c'è il cercine glenoideo, si vede il muscolo dall'altra parte, vedete, qui la testa dell'omero non si vede perché diciamo la sezione della capsula ha permesso alla testa dell'omero di muoversi superiormente. Vedete, proprio lavori che sono stati fatti, questa è la capsula posteriore, quindi la porzione posteriore del legamento glenomerale inferiore, quindi la banda posteriore, che è quella che si irrigidisce in queste situazioni, e noi proprio facciamo un release selettivo di quella porzione di capsula. Altrimenti ci sono le lesioni di Bankart anteriori, lesioni di cuffie dei rotatori, possono esserci problemi cartilagini dove possiamo utilizzare delle microfratture, perché comunque queste sono spalle molto utilizzate e che nel tempo possono, si creano delle micro lesioni, diciamo cartilagine, che possono poi alla fine, non sono articolazioni da carico, come un ginocchio per esempio, le spalle, però hanno un loro carico e hanno possono subire dei microtraumi che nel tempo possono dare delle lesioni cartilagine importanti. Poi veniamo alle lesioni parziali articolari, che possono essere le kissing lesion, possono essere delle lesioni da trauma, in particolare in iperestensione. Voi guardate lo schema in alto a destra, se vedete c'è un sovraspinoso che ha una lesione parziale articolare. Le fibre articolari sono più corte, si inseriscono al trochite e sono più corte. Nel momento in cui c'è un trauma in iperestensione, queste fibre articolari si aprono e quindi c'è una lesione proprio articolare. Questa lesione articolare è una lesione che fa molto dolore, perché paradossalmente le lesioni più piccole con tendini parzialmente inseriti sono molto più dolorose e possono essere trattate in diversi modi. Vedete, questa è una lesione articolare, vedete, viene presa con la pinza da presa e riportata al trochite dove deve stare fondamentalmente, e ci sono diverse tecniche di sutura. Suture possono essere anche transtendon cosiddette, cioè si passa un'ancoretta attraverso il tendine e si va a suturare e riportare al trochite questa parte, questo lembo, diciamo della lesione del sovraspinoso. Vedete, poi vengono passati i fili, dal lato bursale si torna e si va a annodare queste suture che ancorano il tendine all'osso. Io personalmente, quando c'è una lesione parziale articolare, completo la lesione. Guardate questo sopra, questa è la lesione parziale, io la reperto con un filo, vedete, poi vado dalla parte bursale e vedete, completo la lesione, questo è il tipo di lesione, e questa, vedete sotto, la lesione suturata con un'ancoretta. Vedete come è staccato il tendine al di sopra, qui lo riporto al trochite, e sotto come invece è reinserito. E vedete, essendo una visione da laterale, si vede molto bene che il tendine è un tendine supero posteriore del sovraspinoso, quindi tipico del pallavolista, dell'overhead. Perché io completo la lesione? Questo è uno studio del 2013 di Alex Castagna, che ha fatto con il collega, anche con il professor Gumina di Roma, dove lui ha
fatto un trial randomizzato e dove ha visto che se tu suturi la lesione parziale transtendon, come abbiamo visto con nelle prime diapositive, o la completi, non ci sono differenze statisticamente significative sui risultati, che sono buoni in entrambi i casi. Dice, allora perché vuoi andare a rompere tutto il tendine? Perché vedete che nel gruppo dove è stato fatta una dove è stata completata la lesione e riparata, come dico io, sul buono, i pazienti avevano un miglioramento nella forza. E quindi dare ad un atleta un miglioramento nella forza, visto che le tecniche sono uguali, ma quella completando migliora la tenuta del tendine, quindi la forza, in un atleta, ma anche in una persona comune, ovviamente, secondo me, è un grande vantaggio. E quindi io completo e riparo. Ho fatto molti anni fa, su VMedi, non so se lo conoscete, una survey, dove ho chiesto proprio per un congresso, che era un congresso della Società Italiana di Chirurgia della Spalla, dove io dovevo parlare delle lesioni parziali, delle domande. Adesso all'epoca erano 570 risposte, ma alla fine sono molto molto aumentate, se andiamo a vedere oggi ovviamente saranno molto molto moltissime, dove la metà dei colleghi chirurghi mondiali faceva un debridement della lesione parziale. Qualcuno faceva solo il debridement della cromioplastica, qualcuno dicevo, scusatemi, il 50% faceva un trattamento conservativo, quindi la riabilitazione pura, quindi lo stretching della capsula posteriore, eccetera. L'8%, quasi il 9%, faceva una riparazione dal lato del tendine, quindi una transtendon, e il 34%, quindi di quelli chirurgici, completava la lesione e la riparava. A questo punto, quindi dice, di cosa mi devo fidare alla fine? Mi devo, come dice Gary Garzman, che è un grande chirurgo della spalla degli Stati Uniti, texano, ci dice che alla fine è l'esperienza del chirurgo, le preferenze del paziente, quello che ci devono dettare il trattamento, piuttosto che i dati scientifici, nel senso che va bene parlare di letteratura, ma non dobbiamo troppo stare aderenti alla letteratura, perché comunque se tu parli con un chirurgo della spalla che ha migliaia di casi visti, migliaia di casi trattati, migliaia di casi operati, comunque la sua esperienza è importante e ti può dire tanto, anche se il lavoro non l'ha pubblicato. Detto questo, ci sono tante lesioni da trattare, per esempio le tenotomie tenodesi del bicipite, le lesioni articolari del sottoscapolare che conosciamo e possiamo trattare benissimo con le nostre tecniche e le suture della cuffia dei rotatori, vedete in questo caso una lesione inserzionale del sovraspinoso vista da laterale reinserita con due ancorette. Poi ci sono adesso gli ultimi minuti che mi rimangono, vi parlo delle patologie extraarticolari che sono importanti nei nostri giocatori, perché per esempio ci sono le cisti paraglenoidee, le osteolisi clavicolari distali, le sindromi neurovascolari ovviamente e i problemi legati all'attrito scapolo-toracico che è legato spesso, anzi quasi sempre, a discinesie scapolari, insufficienze muscolari di stabilizzatori, eccetera. Vedete questa giocatrice di pallavolo, io spero si possa vedere bene queste le fosse spinose che sono ipotrofiche, qui si vede bene la spina della scapola, alla cui risonanza c'era questa bolla, vedete, che è una grossissima cisti paraglenoidea che comprimeva il nervo sovrascapolare e ci poteva simulare una lesione di cuffia dei rotatori inveterata. Cioè noi in un paziente anziano, quando vediamo una cuffia, ipotrofia delle fosse spinose di questo tipo, già presumiamo che abbia una lesione importante della cuffia. Questa è una paziente giovane, atleta. Allora, operata per questo problema, vedete, all'interno, questa è l'inserzione del bicipite, c'era proprio una slap lesion con un foro che faceva penetrare il liquido articolare, quello, il liquido sinoviale, quello che nutre la cartilagine, nello spazio extraarticolare, e una volta, e questo va suturato ovviamente, perché è un po' come le cisti parameniscali, grosso modo, perché fa un effetto a valvola, cioè il liquido esce dall'articolazione, va a creare la cisti, ma non rientra in articolazione, quindi questa bolla, diciamo, cresce, e va a comprimere in questo caso specifico il nervo, che è il nervo sovrascapolare, che ipotrofizza la cuffia dei rotatori, in particolare nel sovraspinato e sottospinato, e simula
una lesione di cuffia, perché se facciamo i test di Job o Patty in extra rotazione, questi tendini cedono. In realtà non cedono perché il tendine è rotto, ma cedono perché il muscolo, al muscolo non arriva più il segnale dal nervo sovrascapolare. Quindi dobbiamo riparare questo in modo che il liquido non esca più, e andiamo nello spazio extraarticolare e vedete la cistona che noi andiamo a vedere, sembra un occhio. Qua a sinistra ci sarà la spina della scapola, qua questo è il muscolo del sovraspinato, vedete adesso viene pizzicata, questo qui, questo è osso che vedete a sinistra, pizzicata la cisti, e una volta asportate le pareti, vedete azzurrine, di questa cisti, si apre una voragine. La voragine è la cisti stessa, no? Dovuta alle pareti. Sotto qua, sul pavimento, diciamo, di questo passaggio dove c'è diciamo il noce scapolare, passa il nervo sovrascapolare, che in questo modo non è più compresso e quindi ci permette, lui respira, un po' una sorta di, come il tunnel carpale, dove c'è una compressione nervosa, ovviamente andiamo a liberare e quindi c'è il beneficio ovviamente di questa liberazione. E vedete, anche questo è un altro caso di un giocatore di basket che ha operato, era il capitano della Lituania, diciamo veniva trattato con la TECAR terapia eccetera per problemi scapolari, in realtà alla risonanza vedete salta all'occhio una cisti paraglenoidea che comprime proprio il nervo sovrascapolare, perché passa qua, vedete questa è la Y con la coracoide e l'acromion. All'interno della sua spalla c'era ovviamente il passaggio per una lesione superposteriore del cercine che io ho stabilizzato con un'ancoretta. E siccome era lasso anche anteriormente, io ho messo un'ancoretta anche anteriore. Tant'è che il giocatore poi mi ha mandato, una volta riabilitato, diciamo un filmato in allenamento, dove lui tirava la testa. Tra l'altro agli europei quell'anno in Israele fece anche ottime partite, poi andò a giocare in Spagna. Detto questo, e tra l'altro mi disse che la spalla se la sentiva molto più stabile, perché probabilmente quando tirava anche quei tiri di potenza da tre, ovviamente gli cadeva leggermente indietro, cosa che molti giocatori trattati di pallacanestro trattati per questo problema mi hanno riferito, cioè di aver sentito la spalla molto più stabile una volta che sono stabilizzati posteriormente. Questo ci dice quanto l'instabilità posteriore, che vi dicevo, Francesco è un grosso teorizzatore, sia molto frequente e poco diagnosticata. Nelle patologie extraarticolari, in particolare nei sollevatori di peso, chi lavora in alto, ci sono delle osteolisi clavicolari distali, cosa che noi una volta, quando eravamo meno esperti, valutavamo anche con delle scintigrafie ossee. Vedete come il tracciante va a diciamo depositarsi proprio nell'acromion clavicolare. Cosa dirimente che ci può aiutare molto è un oxilotest in anacromion claveare che ci aiuta nella diagnosi. Vi ricordo che se c'è una grossa compromissione ossea l'anestetico potrebbe non funzionare e tecnicamente noi facciamo una procedura che viene chiamata procedura di Mumford, che Mumford descrisse in aperto negli anni 40 e che noi facciamo artroscopicamente. Vedete, questa è un acromion claveare, questa è la clavicola distale, vedete la cartilagine praticamente non c'è più, il menisco è tutto degenerato. Allora con questa fresa, vedete che è aperta, passiamo l'interno, questa è una fresa da 5 mm, quindi se noi passiamo l'interno dell'articolazione con questa sappiamo di aver resecato almeno 5 mm. Normalmente ne facciamo dai 5 agli 8 per avere uno spazio, stando molto attenti a pulire bene posteriormente in modo da avere un attrito in adduzione tra la clavicola distale e l'acromion e soprattutto non andare a ledere il legamento acromion claveare superiore, che è uno dei legamenti più importanti per la stabilità di questa piccola articolazione. Poi ci sono i problemi legati alla scapola, qui bisogna stare molto attenti. Guardate questo caso, questa è una ragazza che è stata trattata per anni per discinesia della scapola, addirittura è stata trattata è stata valutata con elettromiografie per problemi legati al toracico lungo, eccetera. In realtà bastava una radiografia, cosa che non aveva fatto e che normalmente non viene fatta, vengono fatte risonanze, ecografie, cose bellissime, ma una lastra semplice nelle proiezioni corrette non viene mai fatta. Questa ragazza aveva un'esostosi, vedete,
posteriore della scapola che confliggeva con le coste e quindi dava questo aspetto, diciamo, alato della scapola, che è un problema meccanico, non era un problema legato a muscoli, a nervi o a problemi appunto di tipo neurologico. Parlando di scapola, ci possono essere problemi anche di attrito inferiore, quindi dell'apice inferiore della scapola contro il torace, vedete in questi pazienti diciamo estremi, se volete, che sono problemi poi da trattare fondamentalmente con la riabilitazione. Con il professor Porcellini e il dottor Palladini, quando eravamo un po' più giovani, abbiamo fatto anche delle artroscopie scapolo-toraciche, vedete, dell'apice inferiore, quindi dove procedevamo, qui sotto c'è il torace, sono le coste, questa è la lamina della scapola, l'apice inferiore, vedete, pulivamo l'apice inferiore della scapola, cercavamo di fare una bursectomia, quindi cose molto belle, molto simpatiche, che però alla fine, essendo problemi dinamici fondamentalmente e non di tipo meccanico, diciamo non hanno dei risultati soprattutto duraturi nel tempo, un po' come l'acromioplastica semplice, non è il problema l'acromio, voi lo sapete bene, per cui alla fine abbiamo abbandonato questo tipo di tecnica e siamo molto più dedicati allo studio, in particolare delle tecniche riabilitative della scapola. Detto questo, e sono quasi in conclusione, vedete i problemi anche legati ai nervi, cioè in particolare al nervo sovrascapolare, vedete questa arteriola che passa qui dove c'è il legamento trasverso della scapola con il nervo sovrascapolare al di sotto e l'arteria sopra, poi procediamo alla sua resezione del legamento, vedete che è questo, lo vedi in artroscopia, lo vediamo molto bene, qui siamo molto mediali rispetto a tutte le strutture, diciamo, articolari e sottoacromiali, quindi siamo proprio a questo livello, qui dobbiamo vedere bene il conoide trapezoide, poi scendiamo piano piano, vedete viene resecato e poi a un certo punto, vedete, liberato il nervo, liberato il legamento che fa ovviamente da tetto, vedete il nervo sovrascapolare libero, di respirare, quindi di non dare più problemi di tipo neurologico motorio, perché è un nervo motorio, ma a volte dà anche tanto dolore, perché ci sono i nervi del nervo, cioè il nervo nervorum, che possono infiammarsi e quindi dare problemi di tipo doloroso. Quindi concludendo, nella spalla dolorosa dello sportivo overhead, noi abbiamo patologie complesse, perché non sono solo legate, diciamo, a problemi semplici, no? Come possiamo avere in un paziente, c'ha la calcificazione, c'ha il tendine rotto, eccetera, ma sono complessi perché spesso sono conseguenze negli anni di instabilità, quindi vedremo adesso Francesco magari che ci parla anche di queste cose, e quindi nel tempo è un po' come viaggiare con una macchina con le sospensioni o con le ruote, le gomme che non sono calibrate perfettamente, non sono centrate, quindi nel tempo si possono creare patologie diverse, quindi le definizioni strumentali spesso potrebbero non essere possibili, quindi essere molto legate alla sensibilità del chirurgo o di chi valuta la spalla. Il trattamento riabilitativo è normalmente il trattamento di elezione, quello chirurgico artroscopico in genere, perché ci permette di valutare a 360 gradi la spalla, è quello in genere di scelta quando ovviamente ci sono lesioni di tipo strutturale che diversamente noi non riusciamo a trattare. Vi ringrazio molto per l'attenzione, spero che si sia visto e sentito tutto bene. Grazie, bellissima, anche perché hai fatto vedere dei casi particolari sicuramente molto interessanti, e questo ribadisce sicuramente l'importanza della diagnosi, quella che spesso a volte non viene correttamente e attentamente valutata. Certo. Ok. Complimenti, complimenti professor Campi, complimenti. Grazie. Per la relazione. Poi una cosa, perché mi sono dimenticato, ma volevo fare gli auguri ad Elena Silvestri, perché stasera è il suo compleanno, se no poi mi dimentico. Non parliamo di numeri. Allora Elena, se tu hai qualche domanda, io ce n'ho qualcuna delle mie, magari ne facciamo qualcuna. Ne avrei una pila, però mi premeva farle una domanda, prof. Intanto complimenti per la relazione, una galoppata fantastica in tutte le
le sfaccettature di questo tipo di argomento. Ho una domanda a quattro mani con un professionista che conosciamo, che si chiama Stefano Vitali, sicuramente lo conosce anche lei, lo volevo intanto salutare. E la domanda è questa: abbiamo visto che questo tipo di patologie sono complesse, sia in termini di diagnosi clinica che di indagini strumentali, quindi capire adeguatamente se non abbiamo lo specialista radiologo che sta a cercare cosa vogliamo è complesso. Quante volte le capita poi in artroscopia di avere una sorpresa rispetto a quello che si immaginava in termini diagnostici, quindi avere un'altra patologia o qualcosa in più? Allora, bella domanda, grazie. Io devo dire, ho avuto la fortuna di iniziare molto presto insieme al professor Porcellini questo tipo di attività. E quando eravamo giovani non avevamo grosse possibilità diagnostiche, perché la risonanza non c'erano delle grandi cose, addirittura si facevano le artrografie per andare a vedere le lesioni della cuffia dei rotatori, eccetera. E quindi molta parte della nostra carriera iniziale è stata dedicata allo studio della clinica, e quindi devo dire che, e poi abbiamo passato giorni, serate, domeniche a discutere dei casi clinici, eccetera, e quindi ci siamo molto dedicati alla semeiotica, e devo dire la verità, questo ci ha permesso poi di non avere grosse sorprese nel momento in cui davamo un'indicazione chirurgica, e quindi ancora oggi ci troviamo quello che ci aspettiamo. Raramente troviamo qualcosina di più, ma la fortuna dell'artroscopia è quella di avere una visione 360 gradi della spalla, e l'occhio esperto diciamo ha la possibilità eventualmente di trattare quel qualcosina che ti è sfuggito. L'occhio esperto però deve stare molto attento a non trattare troppo la spalla, perché poi arriva da riabilitatore la spalla rigida, la spalla dolente, cioè fare qualcosina di più, deve essere molto misurata la cosa. Però, tornando alla domanda, devo dire che ad oggi, con i sistemi diagnostici, l'esperienza che abbiamo, i test clinici, eccetera, riusciamo ad avere delle, diciamo, ottime definizioni del problema patologico del paziente. Essere selettivi. Grazie. Grazie. Perfetto. Tra l'altro saluto tantissimi amici e colleghi che vedo in chat, e saluto anche il professor Porcellini che è con noi e ci stava salutando. Perfetto, li salutiamo con lei. La mia, prof, è una domanda più generica, ma si ricollega a quello che diceva prima Francesco. L'appropriatezza e la conoscenza dell'imaging da parte del fisioterapista, che cosa ne pensa a proposito? Ovviamente non per fare diagnosi, ma per sapere, perché prima lei ha parlato di un atleta nel caso clinico a cui facevano la tegar, ma poi era una cisti. Quindi la conoscenza anche di base dell'imaging per un fisioterapista moderno, voglio sapere che cosa ne pensi. È assolutamente fondamentale. Ne discutevo l'altro giorno con un collega riguardo all'ecografia, dove diciamo che il chirurgo della spalla l'ecografia standard, diciamo, gli dà poca importanza. È molto importante invece se la sa fare l'ortopedico, per esempio, un'ecografia. Cioè non è un esame che non va bene. Io quando poi ne parlo dico mi interessa poco, non è che mi interessa poco sapere quelle due righe che in maniera generica chi ha una sonda ecografica ti può scrivere. Quindi il fatto di conoscere gli esami, saperli leggere, non leggere i referti ma guardare le immagini è fondamentale per tutti, soprattutto chi fa un lavoro molto selettivo. Per esempio io conosco colleghi, amici riabilitatori che hanno una grossa visione diciamo sia diagnostica, cioè sulle immagini, che anche clinica. No, stavo leggendo, mi sono distratto un secondo perché Giuseppe, il professor Porcellini, stava facendo una domanda. Ecco, gliel'avremmo fatta. Bravissimo, in questo momento. Allora, il Biccio è un soprannome mio perché mi chiamo Fabrizio, quindi insomma ci possiamo permettere di chiamare in questo modo perché siamo legati da tanti anni, da una profonda amicizia. E la retroversione, sì. Allora, volevo rispondere, il fatto di aver dato troppa importanza alla capsula posteriore dipende dallo sport, bisogna valutare in maniera complessiva. Noi conosciamo gli studi che sono stati fatti sugli atleti adolescenti e giovani in accrescimento del baseball, per esempio negli Stati Uniti, e si è visto quanto, per esempio, una retroversione della testa, cioè come si sia
sviluppate in maniera diversa l'omero dell'atleta, cioè quello che lancia dominante rispetto al controlaterale. Quindi sicuramente ci possono essere problemi di questo tipo. Ovviamente in Italia, io credo, Giuseppe, non so se sbaglio, non abbiamo atleti che partono da subito con allenamenti anche intensi che possano poi determinare delle modificazioni strutturali dello scheletro. Però tendenzialmente, ovviamente, in atleti di questo tipo la retroversione dell'omero è da considerare, assolutamente sì. Prego, Elena. Non so se c'era Daniele che voleva fare delle domande, ce n'era una in particolare, altrimenti ne avrei un'altra per il prof. Sì, se vai, vuoi. Vai. Elena, volentieri. Al prof, intanto, complimenti per la bellissima relazione. Chiedevo al prof quali sono quei pazienti overhead che opera volentieri e quali sono più di pertinenza riabilitativa. Allora, tendenzialmente quelli che non hanno delle lesioni, ripeto, strutturali, cioè quelli che no, dove non evidenzio, per esempio, una lesione della cuffia, anche la stessa kissing lesion, eccetera. Il primo approccio, questo è normale anche con i pazienti non atleti, è quello riabilitativo, anche se c'è una lesione del tendine. Perché? Perché se riesco a fargli passare il dolore, fargli fare la vita che devono fare o l'attività sportiva che devono fare senza la chirurgia, ovviamente preferisco. Poi abbiamo sempre le antenne in attesa, no? Quindi vediamo se c'è una lesione di un tendine, questa noi sappiamo nel tempo, qui ne possiamo discutere ovviamente il tipo di lesione eccetera, ma questa può tendere a progredire e quindi dobbiamo stare sempre attenti nel vedere, quindi non eccedere magari nella riabilitazione anche se il paziente ha dolore, quindi possiamo passare ovviamente poi alla fase chirurgica. Se ci sono delle lesioni strutturali e con certi esami diagnostici specifici, per esempio la risonanza magnetica con contrasto, cioè l'artro RMN, magari nella posizione in abduzione extra rotazione, ci può far vedere un infiltrato del mezzo di contrasto, per esempio in piccole lesioni articolari del sovraspinoso. Questi sono esami importanti, ovviamente li trattiamo con la riabilitazione, poi se vediamo che il tendine non tiene, c'è dolore, eccetera, con quel tipo di immagine, con la clinica positiva, abbiamo anche la chirurgia. Vi dicevo poi che considerando il fatto che nelle lesioni parziali articolari io personalmente preferisco completare la lesione e ripararla, pur sapendo che un tendine può non cicatrizzare una volta che lo apri tutto, cioè non cicatrizzare lui, quindi non guarire, alla fine non lo fai, ti tremano un po' i polsi, quindi non lo fai a cuor leggero. E quindi aspetti, vedi, valuti il paziente, poi metti sul piatto della bilancia rischi e benefici, anche in ovviamente in correlazione alla carriera dell'atleta stesso, e quindi decidi. Grazie prof. Grazie a voi. Perfetto. Hai un'altra domanda tu, Elena? Magari io gliene terrei qualcun'altra per la fine, se stai d'accordo. E intanto partirei con la relazione di Francesco. C'è soltanto un giovane collega che secondo me è meritorio di risposta, anche se la domanda è un po' lunga, però la facciamo. Si chiama Flavio Rotellini. Dice: buonasera, gioco a pallavolo e periodicamente ho dolore a livello dell'inserzione del capolungo, del bicipite. Studiando fisioterapia... D'accordo, intanto partirei con la relazione di Francesco. Così, io ho un ritorno. No, problema mio. Posso andare? La domanda è quella lì, prof, gliela rileggo. Dice: gioco a pallavolo e periodicamente ho dolore a livello dell'inserzione del capolungo del bicipite. Studiando fisioterapia ho iniziato a rendermi conto che probabilmente il problema potrebbe derivare dalla scapola destra, la quale mi scappa negli ultimi gradi dell'adduzione e si muove in anticipo rispetto alla scapola sinistra. La percezione che ho è come se l'apice inferiore tendesse ad uscire fuori. Ho iniziato a rinforzare trapezio inferiore e romboide. Avete altri consigli? Grazie mille e complimenti. È un giovane collega. Io farei rispondere a Francesco, che è molto tecnico su questo fatto. Sì. Allora, siccome nella relazione c'è anche la parte della scapola e probabilmente abbiamo la risposta durante la relazione, quindi io eventualmente inizierei. Sì, assolutamente sì, Francesco.
Ok, io ho già condiviso lo schermo, se eventualmente lo potete far partire. Sì, Francesco, devi far partire la tua relazione. È già in presentazione. Ritorno indietro. Ecco. Aspetta, Sì, bravo, parla partire. Esatto, no? Allora, interrompo condivisione e rifaccio? Sì, va bene. Ok, allora un attimo solo, scusate per questi aspetti tecnici, condivido lo schermo. Ok, l'applicazione, condividi. Si vede? Vediamo subito, Francesco. Eccolo qua, perfetto. Mettilo in presentazione, Francesco. Sì, perfetto. Già fa. Perfetto. Perfetto. Buon lavoro a te, Francesco. Grazie, grazie. Allora, ringrazio ancora gli organizzatori. Siamo qui per un ulteriore incontro sulla spalla instabile. E grazie a Marco Bonifacio, grazie alla collega Elena Silvestri, grazie al collega Le Grottaglie e al dottor Campi che ha fatto una bellissima relazione su tutte le possibili situazioni patologiche dello sportivo. Adesso io mi concentrerò, dopo una breve introduzione, sulla spalla che ha acquisito instabilità da overstress e quindi sul conflitto postero superiore. E spero di rispondere anche alla domanda non solo del collega ma anche del dottor Porcellini per quanto riguarda la modificazione della retroversione omerale, che ovviamente dà un'alterazione del rapporto tra rotazione esterna e rotazione interna. Ma intanto diciamo questo, in questa prima diapositiva un occhio attento può già vedere che cosa in uno sportivo, diciamo, di alto livello si può verificare nel corso degli anni di ripetuti gesti overhead. Al punto 1 abbiamo una maggior rotazione esterna del braccio dominante. Al punto 2 abbiamo una minor rotazione interna perché questo gomito rispetto al controlaterale, quindi il destro rispetto al sinistro, ovviamente è un po' più indietro, quindi non abbiamo una completa e libera rotazione interna. E poi ovviamente una discinesia che si accompagna alla perdita della rotazione interna data da più fattori che poi vedremo. Quindi vedete che abbiamo dei segni clinici importanti. Quindi il mio obiettivo oggi è quello di far vedere effettivamente quali sono questi segni clinici e così capire meglio quali sono le caratteristiche di un atleta overhead. Intanto facciamo un passo indietro. Io quando ho pubblicizzato, tra virgolette, su Facebook questo incontro, l'ho pubblicizzato come terza puntata della trilogia. Trilogia perché? Perché la spalla instabile è una spalla di natura traumatica a volte e l'11 maggio la collega Elena e il dottor Di Giacomo hanno parlato brillantemente di questo argomento. Poi invece il dottor Porcellini ed io abbiamo parlato l'8 giugno e quindi la seconda puntata di questa trilogia della instabilità multidirezionale a prevalenza posteriore e adesso insieme al dottor Campi la terza puntata della spalla diventata instabile da movimenti ripetitivi. E quindi diciamo oggi affrontiamo questo aspetto. Intanto gli atleti che praticano sport oltre il capo possono presentare diverse patologie che rientrano prevalentemente all'interno di quattro gruppi principali. Intanto abbiamo le caratteristiche evidenziate in rosso, sono sportivi, fanno sport oltre il capo e ovviamente il ripetersi di questa gestualità può portare nel tempo a delle patologie. Questi quattro gruppi quali sono? Ovviamente nel primo gruppo abbiamo una spalla dolorosa senza segni di instabilità e il dottor Campi ha citato tante situazioni come le patologie tendinee. In genere, nella mia esperienza, sono prevalentemente due i tendini interessati maggiormente da patologie tendinee nello sportivo, il sovraspinato e il sottoscapolare. Poi l'osteolisi acromioclaveare, se si vede la freccia che scorre, qui vedete un'articolazione acromioclaveare bella, senza nessuna irregolarità, mentre dall'altra parte vediamo una superficie articolare acromioclaveare
che ha un'usura. Questo può portare un dolore caratteristico che in genere si irradia verso il collo, mentre la patologia tendinea in genere irradiano nella zona deltoidea, soprattutto per quanto riguarda il sovraspinato. Dopodiché abbiamo l'instabilità traumatica. Ovviamente questa è ben nota perché c'è stato un infortunio serio dove la spalla ovviamente si è dislocata nelle tre direzioni che noi sappiamo essere anteriore nel 94% dei casi, posteriore nel 4% dei casi e inferiore nell'1% dei casi. Nel terzo gruppo abbiamo pazienti che sono sportivi ma presentano già una loro caratteristica lassità. Anche questa lassità può dare uno spostamento glenomerale in più direzioni. Al quarto punto, che è quello di cui parleremo oggi, abbiamo una spalla dolorosa per microtraumi ripetitivi con instabilità acquisita. Cioè, questi atleti sono partiti da una situazione, diciamo, apparentemente fisiologica e si sono ritrovati nel tempo ad avere una sintomatologia abbinata a un'acquisizione di un'anomalo mobilità passiva. Ovviamente non dobbiamo dimenticarci, come ha detto il dottor Campi, le sindromi da compressione dei nervi periferici. Ovviamente questo nervo periferico, che è il nervo sovrascapolare, può essere compresso a livello dell'incisura sovrascapolare e in questo caso abbiamo una sintomatologia dolorosa che si associa a una ipotrofia delle due fosse sovraspinata e sottospinata. Perché dolorosa? Perché il nervo, prima di arrivare nell'incisura spinoglenoidea, ha una componente non solo motoria ma anche sensitiva. Quindi questo paziente avrà dei segnali di dolore e quindi avrà un campanello d'allarme che dirà: oh, questo dolore non passa, forse è meglio che faccio un accertamento. Invece, quando il nervo passa all'incisura spinoglenoidea, è prevalentemente motorio e meno sensitivo. Infatti questi atleti che presentano delle importanti atrofie elettive della fossa sottospinata non se ne accorgono a volte, magari se ne accorge il parente, se ne accorge il compagno di squadra quando si cambiano in spogliatoio. Perché? Perché l'ipotrofia non si associa a una sintomatologia dolorosa. In questo quadro voi vedete 8 giocatori che hanno una ipotrofia della fossa sottospinata. Ovvio che ci possono essere delle alterazioni anatomiche, ma la base di queste alterazioni anatomiche che possono favorire la compressione c'è soprattutto l'uso del braccio. E infatti vediamo che questi 8 atleti sono 7 destri e hanno l'ipotrofia a destra. E uno solo, mancino, e quindi dominante sinistro, e a questo punto ha l'ipotrofia a sinistra. Quindi sì, ci deve essere l'abbinamento oppure solo la gestualità, cioè l'abbinamento tra una patologia meccanica e una alterazione anatomica, perché vediamo che questi atleti dominanti destri hanno l'ipotrofia o mancini nella spalla che utilizzano maggiormente. Dopodiché diciamo che il complesso articolare della spalla è dotato di ampia mobilità. Tra le articolazioni più rappresentative del cingolo scapolo merale, ovviamente l'articolazione glenomerale è quella maggiormente, tra virgolette, sofferente. Non solo lei, ma sicuramente su questa articolazione si concentrano molte patologie. Ecco che alcune di queste patologie rientrano nei classici conflitti. Conflitti prevalentemente nella spalla ne abbiamo tanti, ma 4 sono i più conosciuti. Abbiamo il conflitto subacromiale, che è un conflitto esterno, abbiamo il conflitto coracoideo, anch'esso esterno, poi abbiamo il conflitto antero superiore e il conflitto postero superiore, che invece sono conflitti interni, cioè avvengono nella zona articolare glenomerale. Noi oggi parleremo del conflitto postero superiore, quindi un conflitto interno. Che cos'è il conflitto postero superiore, alla fine, stringendo? È il contatto tra la grande tuberosità, quindi dell'omero, e la rima postero superiore della glena. Tra queste due strutture anatomiche, ovviamente, viene pinzato il tendine del sovraspinato. Ovviamente questa continua sollecitazione meccanica può dare un riscontro, ovviamente, sintomatico.
A questo punto, normalmente, quando non c'è un cedimento delle strutture anteriori, che cosa succede durante il movimento di abduzione extrarotazione? Succede che la messa in tensione delle strutture passive e attive anteriori fa scivolare la testa dell'omero indietro di 4 mm. E quindi vediamo questo piccolo schema, questo disegno. Noi simuliamo una rotazione esterna. Questa rotazione esterna si associa a uno spostamento posteriore dell'omero. Quindi l'omero rotola e scivola spostandosi leggermente indietro per l'azione delle strutture legamentose e tendine anteriori, come possiamo vedere anche in alcune patologie legate per esempio a un eccessivo ritensionamento della capsula anteriore chirurgico, quindi le artrosi in seguito a intervento di capsuloplastica. Quando c'è una tensione eccessiva anteriore, ovviamente c'è un decentramento posteriore. Quindi quando il paziente ruota il braccio per fare il contromovimento, la tensione delle strutture anteriori sposta leggermente indietro la spalla. Ma se l'atleta fa questo movimento ripetute infinite volte, che cosa succede? Succede che queste strutture anteriori prima o poi tendono a mollare. Ecco che invece di scivolare posteriormente, l'omero si decentra anteriormente e libera spazio dietro per creare un conflitto con il trochite, cioè la grande tubercolosità, e la rima postero superiore della glena. A questo punto, questi atleti non presentano solo un'alterazione dell'allineamento glenomerale durante il movimento di extrarotazione, ma presentano anche un deficit di forza in rotazione interna. Perché presentano questo deficit di forza in rotazione interna? E da che cosa ci viene indicato? Non solo dagli articoli, ma tutti gli atleti che noi abbiamo sottoposto a test di forza con dinamometro presentano un deficit di rotazione interna, soprattutto se questo test viene fatto a gradi maggiori di rotazione interna. Questo perché? Perché noi dobbiamo mettere in svantaggio il pettorale, il gran pettorale, quindi non possiamo partire a fare un test col braccio ruotato leggermente esternamente, ma lo dobbiamo intraruotare. Maggiore è l'intrarotazione, maggiore è il coinvolgimento del sottoscapolare e diciamo, la non attività del gran pettorale. Quindi il sottoscapolare lavora maggiormente a gradi i più ampi di rotazione interna, e tutti gli atleti che hanno effettuato questi test hanno riscontrato una minor forza di rotazione interna. Questo perché immaginate che non solo la capsula viene sfibrata da questo continuo allungamento in rotazione esterna, ma anche il tendine e quindi il muscolo, il ventre muscolare, perde la sua capacità elastica continuamente sottoposto a trazioni ripetitive e quindi perde pretensionamento e forza. A questo punto tantissimi autori hanno cercato di spiegare il conflitto postero superiore. Per esempio Walsh ha detto che la ripetizione del gesto dà un affaticamento muscolare, il minor controllo muscolare dà una sollecitazione delle strutture passive anteriori. Poi c'è uno scivolamento omerale anteriore con conseguente patologia tendinea posteriore. Morgan parla del fenomeno del peelback, cioè la trazione ricorrente del capolungo del bicipite durante i movimenti di extrarotazione, quindi questa trazione ricorrente a livello dell'ancora bicipitale, quindi dell'inserzione del capolungo del bicipite a ore 12, può creare una slap, ovviamente con sintomatologia dolorosa e minor stabilità, perché sappiamo che il cerchio dà una componente di stabilità. Dopodiché Savoy dice che l'insufficienza del triangolo dei rotatori porta a una slack, cioè una slap, quindi una patologia superiore da anteriore a posteriore del labbro, più una patologia di cuffia. Successivamente può verificarsi una retrazione della capsula posteriore. Al di là di tutti gli aspetti teorici della spiegazione di questa situazione, andiamo a vedere invece quali sono gli aspetti clinici e cosa dice il paziente, riferisce il paziente durante l'anamnesi. Quindi abbiamo di fronte a noi un paziente che pratica sport di lancio, battuta, schiacciata. Ha dolore nell'arto dominante e il dolore si presenta durante il movimento di abduzione extrarotazione.
A questo punto il dolore è vago e mal localizzato, perché essendo un dolore interno non è così ben indicato dal paziente. Quindi il paziente entra nel nostro studio e ha intanto queste quattro caratteristiche. Questo ci deve ovviamente accendere un po' il campanello di una attenzione maggiore sì a tutte le possibili patologie, ma anche e soprattutto alla patologia legata al conflitto postero superiore, perché abbiamo già quattro aspetti importanti che ci indicano quella strada, quella direzione. Dopodiché, questo atleta, a forza di fare ripetuti movimenti di extra rotazione, può avere un incremento della rotazione esterna. E adesso, per rispondere al dottor Porcellini, vediamo quali sono le differenze tra l'aumento della rotazione esterna da variazioni anatomiche negli atleti giovani e professionisti che praticano lo sport da tantissimi anni e con una frequenza costante, e altre situazioni. Intanto diciamo che i tessuti possono ovviamente allungarsi, quelli di tutto il corpo intesi come capsula, per quanto riguarda posture scorrette, abitudini scorrette. Questi ragazzi che voi vedete hanno assunto una accentuazione dell'iperestensione del gomiti, del recurvato del ginocchio, per abitudini scorrette su una base predisponente di lassità legamentosa. A questo punto arriviamo ai segni clinici del nostro atleta overhead. Se noi lo osserviamo, intanto possiamo vedere un'anteposizione della spalla, a volte presente, a volte no, ma quello che ci deve fare più, diciamo, creare attenzione maggiore è la prominenza della scapola posteriormente. Quindi questo tilt della scapola, visto in una visione più dorsale, ovviamente è più evidente che di profilo. A questo punto noi non sappiamo perché c'è questo tilt, lo possiamo immaginare in un atleta, cioè la retrazione della capsula posteriore può, in una posizione di rotazione interna dell'omero, creare una tensione che inclina la scapola. Questo non si verifica negli atleti giovani che hanno una versione omerale, perché non c'è un tessuto, c'è una modificazione nel corso degli anni, quindi il tilt della scapola o l'alterazione statica della scapola può essere presente nelle retrazioni capsule legamentose e meno presente nei pazienti che invece hanno una versione omerale non corretta, e questa è già una discriminante importante. Ma non sono finite qui le differenze tra i due possibili accentuazioni dell'extra e riduzione dell'intra. Dopodiché dobbiamo valutare bene la mobilità in rotazione esterna R2, posizione a candelabro, e bene la mobilità in rotazione interna, perché la semplice visione può non farci comprendere meglio le accentuazioni o le perdite di mobilità di questi due movimenti. A questo punto, se noi abbiamo un atleta, possiamo chiedergli in stazione retta di intraruotare maggiormente le braccia. Immaginate, braccia lunghi fianchi, aumenta la rotazione interna, quindi gira i palmi verso l'esterno, metti le mani ai fianchi, braccia candelabro inverso, oppure metti le mani dietro la schiena. Se c'è una capsula posteriore rigida, perché nell'atleta può aumentare l'extra, ma a volte si accorcia l'intra, si riduce l'intra, quindi la capsula posteriore perde elasticità, i tessuti posteriori perdono elasticità. A questo punto la rotazione interna si associa a una iperangolazione maggiore della scapola, perché c'è maggior tensione della capsula posteriore. Dopodiché, se mettiamo questi pazienti in decubito supino, in posizione di R2, sia che siano di razza bianca, sia che siano di razza nera, sia che siano maschi o femmine, la situazione non cambia. Se sono sportivi che hanno avuto una gestualità ripetitiva nel tempo e hanno una sintomatologia, noi osserviamo una maggiore rotazione esterna del braccio dominante nei confronti del braccio controlaterale. E quindi non cambia il sesso, la razza o la religione. È il movimento che
diciamo, fa rientrare tutti nello stesso gruppo. A questo punto non dobbiamo solamente guardare la maggior rotazione esterna acquisita per movimenti ripetitivi overhead, ma il nostro occhio deve puntare anche sulla maggior prominenza anteriore della testa dell'omero. Perché se le strutture anteriori cedono, la testa dell'omero scivola in avanti, come abbiamo detto prima, precedentemente, quindi non è più spostata indietro di 4 mm, ma scivola in avanti. Questo scivolamento anteriore si osserva con una maggior prominenza della testa dell'omero in avanti. A questo punto qualche persona, collega, può avere dei dubbi e dire: attenzione Francesco, questa prominenza anteriore può essere dovuta alla ipertrofia delle masse muscolari anteriori per il continuo movimento di intrarotazione. Quindi io non credo a quello che tu stai dicendo in questo momento, che sia lo scivolamento della testa omerale, credo invece che siano le masse muscolari. A questo punto a me cosa tocca fare? Tocca andare a cercare degli atleti di Serie A o atleti agonisti che hanno delle atrofie o delle perdite di masse muscolari. Immaginate questo ragazzo che ha una presenza, diciamo, di masse muscolari normali, ok? Ha il pettorale, ha il deltoide anteriore, noi vediamo nel braccio dominante la maggiore extrarotazione rispetto al controlaterale e la maggior prominenza. E diffidiamo di quello che dice Francesco, cioè pensiamo che sia la massa muscolare. A questo punto noi andiamo a cercare quelle persone che hanno una sindrome di Poland che colpisce un paziente su 30.000, cioè agenesia del pettorale, non ha il pettorale, oppure l'assenza del deltoide anteriore. Questo è un atleta di beach volley di alto livello, questo è un atleta di pallavolo di alto livello. Se noi li mettiamo in rotazione esterna, pur in assenza di masse muscolari, perché non le hanno, si presenta comunque la prominenza anteriore. Quindi questa prominenza anteriore, credetemi, non è data dalle masse muscolari, ma è data proprio dall'allungamento della capsula anteriore che non fa più da barriera allo scivolamento anteriore della testa dell'omero. Quindi voi non dovete solamente guardare l'aumentata rotazione esterna, ma dovete guardare anche la prominenza dell'omero anteriormente. Questa deficit, questa ampiezza di rotazione esterna, ovviamente, e riduzione della rotazione interna è molto frequente. Io vi sto facendo vedere più casi. Ovviamente abbiamo detto che l'ampiezza della rotazione esterna e la prominenza anteriore è data prevalentemente da una distensione della capsula anteriore, prevalentemente il legamento glenomerale medio, il legamento glenomerale inferiore, e dallo stress eccentrico del sottoscapolare, principale stabilizzatore anteriore della testa dell'omero. Invece la rigidità posteriore è data da una rigidità della capsula posteriore o dalla tixotropia, che poi vedremo che cos'è. Ma poi vi dico, secondo me, qual è l'aspetto più importante che frena la rotazione interna tra i tessuti tendinei muscolari, con una riduzione dell'elasticità del collagene, quindi tixotropia, oppure la capsula posteriore, perché ci sono dei segni clinici completamente diversi tra le due strutture anatomiche. A questo punto che cosa diciamo? Diciamo che la percentuale di instabilità anteriore acquisita e di contrattura capsulare posteriore sono variabili da atleta a atleta. Questa ragazza ha una maggiore rotazione esterna rispetto alla controlaterale, ma ha una perdita della rotazione interna molto vistosa. Quindi ogni atleta può avere percentuali soggettive variabili di perdita di rotazione interna, di accentuazione della rotazione esterna. A questo punto dobbiamo entrare in familiarità con tre termini. L'ERG, che è la rotazione esterna glenomerale, il GERD, che è il deficit di rotazione interna glenomerale, e il TROM, che è il range totale tra l'aumento della rotazione esterna e la perdita, cioè tra i gradi di rotazione esterna e i gradi di rotazione interna. E andiamo a vedere questo aspetto molto importante che ci fa capire come riconoscere un atleta che ha una versione omerale da strutture ossee rispetto a un atleta che ce l'ha da strutture passive capsule gamentose. In questo studio sono stati misurati diversi atleti che non professionisti,
che comunque facevano attività di lancio, e atleti professionisti da parecchi anni. La rotazione esterna a braccio rilassato, abdotto a 90 gradi in rotazione esterna, era media 116 gradi più meno 11,4 in rotazione esterna, mentre l'atleta professionista 142 gradi. La rotazione interna era di 43 gradi nell'atleta non professionista, nel gruppo di atleti non professionisti, e di 35 nel gruppo degli atleti professionisti. Quindi la perdita di rotazione interna era nettamente maggiore rispetto agli atleti non professionisti. Alla fine la somma totale tra i due parametri di rotazione esterna e di rotazione interna faceva 178 gradi, quindi un braccio di un lanciatore professionista può ruotare di 180 gradi, mentre era di 149 nell'atleta non professionista. Ovviamente questo maggior numero di gradi era più a carico dell'acquisizione della rotazione esterna piuttosto che della perdita della rotazione interna. Alla fine, questa perdita, più o meno, a che cosa può essere dovuto? Può essere una situazione fisiologica o asintomatica non modificabile. Cioè, se noi tracciamo una linea chiamata asse bicondiloideo, e quindi un asse che taglia parallelamente i due epicondili, epicondilo e epitroclea, e tracciamo una linea passante per il centro geometrico della glena perpendicolarmente, facciamo l'angolo di retroversione che in teoria è di 20-30 gradi, ok, mediamente. A questo punto, più un omero per modificazioni ossea congenita ruota internamente, minore sarà la sua capacità di ruotare ulteriormente internamente perché ha già usato la superficie della rotazione interna e sarà maggiore la capacità di ruotare esternamente. Quindi aumenta la rotazione esterna e si riduce la rotazione interna in un omero che ha un aumento della retroversione. Ma sicuramente questa situazione è asintomatica e non modificabile perché ossea. E invece io, come dice Francesco, perché un omero che ha ruotato internamente non può più ruotare internamente? Perché ha già sfruttato la sua superficie articolare. Noi lo possiamo vedere in alcuni esempi. Questo paziente ha fatto una protesi di spalla, una emiartroplastica. C'è stato un errore di versione. Ovviamente la testa dell'omero protesica è ruotata in rotazione esterna. Allora la mia domanda è: se la testa dell'omero è ruotata in rotazione esterna, qual sarà il movimento più limitato e quale il più ampio? Ovviamente l'abduzione e la rotazione esterna saranno i più limitati, infatti l'abduzione si associa a rotazione esterna, ecco che il paziente difficilmente può abdurre quel braccio, invece guadagnerà la rotazione interna, perché in rotazione interna la superficie articolare va nella direzione della glena, e quindi la rotazione interna è migliorata perché l'omero è tutto già girato in rotazione esterna. Un altro esempio: questo ragazzo cade in moto e fa una frattura da impatto diretto nel versante anteriore della spalla. Allora, siccome questa è la parte frontale e questa è la parte dorsale, io vi chiedo, a questo punto voi sapete già qual è la risposta, qual è la rotazione più limitata? Ovviamente la superficie articolare in rotazione esterna sarà quella ancora integra e non danneggiata dalla frattura, mentre la rotazione interna sarà più limitata perché andrà a interessare le componenti danneggiate dalla frattura. Quindi vedete che le maggiori rotazioni interne o esterne sono legate anche a alterazioni anatomiche dirette da trauma o alterata versione dell'omero, ok? Poi c'è l'aspetto patologico. Patologico è modificabile, transitorio e sintomatico, cioè l'accorciamento dei tessuti capsulari posteriori e la riduzione delle capacità viscoelastiche delle fibre collagene. In questo caso il paziente arriva da voi con un sintomo. Questo sintomo è legato a una perdita della rigidità in rotazione interna, della mobilità in rotazione interna, che è sottoposta all'allungamento da dolore, mentre il precedente paziente, forse non arriva neanche da noi perché non è sintomatico per la retroversione omerale,
In quel caso quel paziente non è sintomatico durante l'allungamento della capsula posteriore. Ecco la discriminante importante tra una perdita della rotazione interna capsulo legamentosa o tendinea tissutale e una perdita della rotazione interna da alterata versione omerale. A questo punto ritorniamo ai nostri atleti patologici, quindi con quelli che hanno una perdita patologica della rotazione interna. Se noi gli facciamo eseguire uno sleeper stretching nelle due posizioni, cioè a braccio dominante e a braccio non dominante, ovviamente lui si accorge ancora di più della differenza di perdita della rotazione interna tra il braccio dominante e il braccio non dominante. Ma non solo li dobbiamo mettere in quella posizione, li dobbiamo mettere anche a pancia in giù, in decubito prono, e lasciare che i gomiti cadano per effetto della gravità. Voi vedete che questa scapola, quella del braccio dominante con la minore elasticità, ovviamente ha una iperangolazione maggiore. Questa iperangolazione maggiore è dovuta alla tensione delle strutture capsule legamentose posteriori che per effetto del peso del braccio trascinano iperangolando la scapola. Quindi la scapola in questo caso è una vittima della capsula. Non ha una discinesia primaria, ma ha una discinesia secondaria a perdita della rigidità, a aumento della rigidità capsulo-legamentosa. Qui vediamo alla fine l'atleta di alto livello che viene nel vostro studio e voi lo dovete valutare. Vi ha già detto chi ha dolore durante la rotazione esterna, che fa lo sport del lancio, battuta, pallavolo, gioca, insomma, fa questo sport overhead. Voi lo osservate durante il movimento di elevazione e non notate nulla di strano. Lo osservate durante la rotazione esterna, l'abduzione, i vari movimenti e non notate nulla di strano, ma dovete andare a assaggiare questi movimenti per sentire il fine corsa. Qui già nella rotazione interna possiamo notare qualcosa, che questo gomito è più indietro e infatti da decubito prono si vede ancora meglio come il gomito sinistro si appoggia bene al piano del lettino, mentre l'altro rimane sospeso e la scapola è iperangolata, segno di una rigidità capsulare, che però deve essere valutata ancora meglio per mostrare se c'è una sintomatologia durante il suo allungamento. Qui vediamo un altro atleta, sempre una giocatrice di pallavolo, che ha una aumentata rotazione esterna e ovviamente una perdita della rotazione interna per rigidità della capsula. Se voi andate a spingere su quel gomito, la paziente avvertirà un sintomo doloroso. Ovviamente apriamo una brevissima parentesi sull'alterazione della scapola. Siccome il singolo scapolo omerale è una catena cinetica chiusa, l'alterazione di ogni singola sua struttura produce una possibile alterazione del movimento della scapola. E infatti se voi andate a vedere questo margine mediale della scapola, è asimmetrico e quindi il movimento di upward rotation è maggiore a destra e minore a sinistra. Upward è quando la glena ruota in direzione superiore, downward quando ruota in direzione inferiore verso il basso. Quindi qui nella spalla destra c'è una maggiore upward rotation data dalla tensione della capsula posteriore. Come si risolve questa discinesia? Allungando la capsula posteriore, che è la responsabile di questa alterazione, diciamo di questa discinesia. Facciamo questa breve parentesi sulla discinesia. Ovviamente di discinesie si apre un mondo, io ovviamente vado velocissimo, sappiamo che sono statiche, possono essere dinamiche, possono essere monolaterali, possono essere bilaterali. Il cingolo ovviamente si influenza a vicenda, possiamo avere discinesie secondarie a fratture della clavicola, possiamo avere discinesie secondarie a instabilità acromioclaveare per lussazione traumatica, a frattura di scapola, ad alterazioni della forza di alcuni muscoli. Quindi noi dobbiamo riconoscere la causa di questa discinesia per trattare effettivamente la causa. Ecco che qui il dottor Porcellini osserva il nostro paziente venuto in studio. Il paziente fa la sua anamnesi e dice: io faccio fatica ad alzare il braccio. A questo punto la letteratura spesso dice: tu devi solamente soffermarti a capire se ce l'ha questa discinesia, cioè a dire sì, c'è oppure no, non c'è. Ovvio che questo sì c'è
poteva dirglielo anche a casa la mamma del ragazzo, del paziente, senza andare a spendere dei soldi in giro, se ci dobbiamo fermare solo a questa affermazione. Io penso che il professionista sanitario deve dare maggiori informazioni, non dire solamente sì c'è, ma dire sì c'è e questa è la causa, questa è la possibile risoluzione, perché se ci fermiamo sì c'è, lo può dire anche il parcheggiatore della sala cinematografica, insomma. Dopodiché il trattamento a volte è generalizzato. Qualcuno dice allunga il piccolo pettorale, ma c'entra il piccolo pettorale? Qualcuno dice allunga l'elevatore della scapola, ma siamo sicuri che lui? Qualcuno dice rinforza il trapezio, i fasci inferiori e medi e il dentato anteriore. Ma in questo ragazzo, che sinceramente ha una distrofia scapolomerale, queste procedure riabilitative lasciano il tempo che trovano, sicuramente non ridaranno una armonia del movimento di quella scapola. Perché? Perché la causa non è legata a una retrazione muscolare, a una perdita di tono di quel muscolo, ma a una patologia congenita importante, seria, che tenderà nel tempo ad evolvere. E quindi noi riconosciamo un paziente che ha una distrofia, che ha una perdita di masse muscolari importanti, gran dorsale, paravertebrali, trapezio, superiore, medio, inferiore, rispetto magari a un atleta o una persona che ha delle masse muscolari normotrofiche. Chiudiamo questa parentesi breve sulla discinesia scapolomerale, ma mi preme ovviamente farvi capire che è importante fare una diagnosi corretta come in tutte le cose. A questo punto ritorniamo al test clinico dei nostri atleti overhead. Il test clinico elettivo ovviamente è il relocation test. Che cosa fa il paziente? L'operatore riproduce l'extra rotazione, cioè riporta il paziente in quella posizione dolorosa. E chiede, hai dolore in questa posizione? Questo nel primo tempo del test. Il paziente ovviamente dovrebbe rispondere sì, se il dolore è legato al conflitto postero superiore. Ma noi non ci soffermiamo a questo sì, vogliamo ulteriormente approfondire. Gli chiediamo dove, perché noi sappiamo che nel conflitto postero superiore il dolore è interno posteriore. Quindi il paziente non deve dire qua davanti, ma deve dire guarda, mi sembra dentro, dietro, è un dolore vago, non lo riesco a percepire esattamente dove è localizzato. A questo punto il dolore in extra rotazione mal localizzato, vago, può essere un segno positivo di conflitto. Noi sappiamo che la testa dell'omero è scivolata in avanti perché le strutture anteriori non tengono più. A questo punto con la nostra mano o col nostro pugno ricentriamo la testa dell'omero, cioè la spingiamo leggermente indietro, ricentrandola e allineandola alla glena. A questo punto chiediamo al paziente come va. Il test è positivo quando il paziente dice non sento più nulla, oppure il dolore è calato di una percentuale molto alta. A questo punto noi sappiamo che nel primo tempo la testa dell'omero si è decentrata anteriormente e nel secondo tempo, grazie alla nostra leggera spinta manuale, abbiamo ricreato un corretto allineamento. Quindi la compressione del tendine non c'è più e il sintomo è diminuito. Ecco che il relocation test comincia ad avere un ruolo molto più importante. Perché molti dicono i test non sono attendibili. No, non sono attendibili, bisogna vedere come li fai. Quindi spesso è l'operatore che non è attendibile, non tanto il test. Il test ha un concetto biomeccanico ben preciso. Poi è se eseguito correttamente o non correttamente che fa la differenza, ovviamente. Qui vediamo il filmato che mi ha dato gentilmente il dottor Campi e il dottor Porcellini, dove c'è una rotazione dell'omero. Durante l'intra, ovviamente, il tendine non è in conflitto. Durante l'extra, il tendine va in conflitto. Se adesso l'operatore pone una mano anteriormente alla spalla e spinge centrando l'omero, vedete come il tendine non va più in conflitto con la glena. Questa è la testa dell'omero, questa è la glena. Rotazione esterna, non c'è più il conflitto. A questo punto il paziente non avverte più dolore. Altri test importanti sono il job, perché ovviamente se il tendine viene continuamente pizzicato può andare incontro a una lesione. Quindi io devo sapere come sta questo tendine. Altro test importante, eseguito correttamente perché spesso è molto positivo per più situazioni, è il test di O'Brien, per valutare se c'è anche una concomitata patologia del cercine. Quindi ovviamente se il paziente ha più test sintomatici è più grave.
se ha solo il relocation test sintomatico e il job e l'O'Brien non sono sintomatici, diciamo siamo ancora in tempo per avere un buon risultato col trattamento conservativo. Quindi qual è questo programma conservativo riabilitativo? Il ripristino dell'equilibrio glenomerale. Attraverso che cosa? Lo stretching della capsula posteriore, ma se ci accertiamo che è retratta. Il rinforzo del muro anteriore, ma se ci accertiamo che è debole. E la mobilità e stabilità scapolo-toracica, se ci accertiamo che è alterata in forma primaria e non secondaria. Quindi questi tre punti devono essere presenti singolarmente o in associazione solo dopo una nostra valutazione che ha riscontrato un deficit di queste strutture. A questo punto, stretching, come si fa questo stretching? Intanto, attenzione alle finte rigidità, perché a volte ci sono i pazienti che sembrano rigidi, in realtà non lo sono. Osservate questa paziente lassa, che alza il braccio, il sinistro cade sul lettino, mentre l'altro si ferma prima. Se la testa dell'omero si decentra posteriormente, quindi l'omero non è più allineato con la glena, il braccio destro perde mobilità. Ma se io lo ricentro, riabbassandolo e facendo un movimento di abduzione, quindi dove la testa dell'omero è centrata contro la glena, il paziente riacquista subito la sua completa mobilità. Quindi questi pazienti a volte vengono trattati come spalle rigide, anche in intra. Devo centrare, devo tenere la testa dell'omero, stabilizzarla e chiedere al paziente di lasciar cadere il gomito. A quel punto, se il gomito cade completamente, io sapevo che prima era instabile, non era rigida la capsula. Molti colleghi allungano capsule posteriori quando abbiamo pazienti invece che hanno un'instabilità glenomerale posteriore, quindi attenzione. Dopodiché, come fare lo stretching in chi ha bisogno veramente? Possiamo fare lo stretching con l'asciugamano, il semplice allungare con l'aiuto del braccio controlaterale o con la carrucola. Ma in questa posizione non abbiamo il controllo della scapola e non abbiamo il controllo del gomito. Perché la scapola, mentre noi sforziamo in intrarotazione il braccio, tende a scollarsi maggiormente e non è stabilizzata da nessuno. Possiamo chiedere al paziente di appoggiarsi al muro o a uno spigolo per stabilizzare la scapola o per stabilizzare il gomito, quindi a una parete. Dopodiché il cross body stretching. Io non sono un amante di questa tecnica di allungamento, anche se a livello scientifico è stata dimostrata quella che ottiene maggior allungamento della capsula posteriore. Questo perché? Perché il braccio, come detto nell'incontro precedente fatto col dottor Porcellini, in adduzione, flessione, tende a diventare instabile posteriormente. Quindi sì, possiamo allungare la capsula posteriore, ma possiamo rendere anche un omero instabile, questo successivamente. Quindi io questo lo indico, ma non lo faccio eseguire. Poi ognuno fa ovviamente quello che ritiene utile. Sicuramente lo sleeper stretching è un stretching utile a domicilio per il paziente, così lo può fare ricorrentemente durante la giornata. Il fisioterapista può ruotare internamente il braccio in posizioni diverse. Io quella che prediligo è l'allungamento in decubito prono. In questa posizione dove stabilizzo la scapola col mio avambraccio e abbasso il gomito mentre tengo fermo il polso, quindi il braccio del paziente lo tengo stabile dietro la schiena. Perché preferisco questo tipo di stretching? Perché osservo durante questa posizione la prominenza della scapola, che in questo paziente alla vostra sinistra è su tutto il margine mediale, invece in questo paziente alla vostra destra è sull'angolo inferiore. Quindi poi col gomito vado a stabilizzare la porzione della scapola che è più prominente, in modo da dare una maggiore stabilità e un maggior allungamento sulla quella porzione capsulare maggiormente retratta. Dopodiché c'è il rinforzo del muro anteriore, quindi rinforzo del sottoscapolare con la spinta contro la pancia, con la spinta dietro la schiena, con la rotazione interna classica braccio addotto, con la posizione tipo a braccio di ferro, con la posizione a braccio abdotto. Poi ovviamente abbiamo il deltoide anteriore che fa parte del muro anteriore, in catena cinetica aperta, in catena cinetica chiusa, o il lavoro sul rinforzo sul bicipite, che è un forte stabilizzatore. Dopodiché, se abbiamo valutato che i muscoli stabilizzatori della scapola sono alterati, che hanno meno forza, facciamo un rinforzo in decubito prono del dentato, dei romboidi, del trapezio, a seconda della nostra valutazione e del riscontro sulla muscoli stabilizzatori più deficitari. Dopo ovviamente valutiamo la forza
del risultato raggiunto, degli esercizi raggiunti, e a questo punto le conclusioni sono che se il paziente non aveva dei danni anatomici importanti e migliora la sua stabilità anteriore e allunga la capsula posteriore retratta, durante il movimento di caricamento con ampia extra rotazione, il muro anteriore, costituito dal bicipite, del deltoide, del sottoscapolare, potrà evitare lo scivolamento anteriore della testa dell'omero e quindi il secondario conflitto postero-inferiore. E con questo, ricordandovi che a breve uscirà la terza edizione del mio libro, speriamo a breve, vi ringrazio per l'attenzione. Ok. Eccoci. Complimenti, Francesco. Grazie. Scusate se sono stato un po' strepitoso. Veramente strepitoso. Complimenti. Allora, Elena, hai qualche domanda? Sì, ovviamente. Quanto ne vuoi? Vai. Metti no. La palla di quelle difficili. No, quelle già le ho cancellate, poi te le faccio dopo in privato. No, ascolta, chiaramente questo è un argomento molto particolare, soprattutto per gli esperti del settore, perché è una casistica di pazienti specifica, quindi non sempre ai terapisti che ci seguiranno capirà di seguire questo tipo di pazienti. Ti faccio una domanda che hanno fatto a me. Io in genere inizio nel trattamento riabilitativo di questi pazienti a studiarmi il tipo di sport al quale poi dovrà tornare e inserisco da subito anche degli elementi di propriocezione per rieducare il paziente dal punto di vista neuromuscolare a quel gesto atletico. Secondo te ha un senso farlo dall'inizio, cominciare a visualizzare qual è l'obiettivo del gesto atletico, o lo fai in un secondo momento? Allora, se noi nella valutazione riscontriamo tutte quelle caratteristiche cliniche indicate precedentemente, diciamo che io come personale approccio cerco di risolvere prima la rigidità della capsula posteriore e la stabilità anteriore, perché lo devo mettere in condizioni di poi fare una capsula effettiva in una condizione migliore. Facciamo un esempio: se una persona ha una spina sotto un piede e ha dolore, io ovviamente non lo metto sulla tavoletta propriocettiva a fargli fare degli esercizi, gli tolgo la spina, poi magari successivamente lo metterò a fare degli esercizi di propriocezione, quindi lo devo mettere in condizioni di poter fare. Perfetto. Francesco, io voi vai. Allora, no, io ho una domanda sia per Francesco che anche per il professor Campi. E mi ricollego alla domanda che fa Patrizia De Palma, anche se poi vi esorto a rispondere al collega giovane di prima sulla domanda che aveva fatto, perché io la risposta ce l'ho già. E allora dai, prima facciamo la risposta al giovane collega. Vai Francesco. Allora, la prima cosa che chiedo al giovane collega è quello di andare sulla pagina Il Riabilitatore e guardare la precedente puntata sull'instabilità posteriore multidirezionale, prevalenza posteriore. Molte volte i pazienti lassi hanno una patologia, una discinesia secondaria e assumono delle posture abitudinarie. Quando tu hai messo la foto con la domanda del collega, la foto del collega era con i gomiti appoggiati su una superficie d'appoggio. La foto ritraeva il collega appoggiato. Quella postura lì è una postura frequente in tutti, ma spesso utilizzata nei pazienti che hanno un'instabilità, che si appoggiano sui legamenti, creando un aumento dell'instabilità di spalla. Quindi le sensazioni che lui avverte, a mio avviso, ma ovviamente bisogna valutarlo direttamente, certo, sono legate a un'instabilità glenomerale multidirezionale. Perfetto. La mia domanda, che era anche rivolta al professor Campi, è questa, ce la fa Patrizia De Palma. Dice: salve. A causa di una protrusione ho un dolore inguinale interno coscia, ho dei sintomi tipici della pubalgia, quale terapia mi consigliate? Ovviamente è una battuta,
perché la domanda è un'altra, ed è questa, è che qui abbiamo al maschile e al femminile i due migliori riabilitatori di spalle italiani, quindi la domanda sia per te Francesco che anche per il professor Campi, anche per te Elena, è l'importanza oggigiorno di avere dei fisioterapisti super specializzati in alcune articolazioni, in questo caso sulla spalla. Che cosa ne pensate? Rispondo io perché è fondamentale. Con il dottor professor Porcellini e con Paolo Paladini noi lavoriamo con Francesco dai primi anni 90 e Francesco ci ha risolto e ci ha aiutato anche nello studio e nella comprensione di certe patologie in maniera fondamentale. Quindi ancora oggi, cioè, noi facciamo della chirurgia, facciamo delle cose anche eccellenti, devo dire, perché interventi molto belli, cose molto molto interessanti, che però devono essere date in mano a qualcuno che conosce tutto il sistema e quindi deve essere dedicato a quella cosa. Tant'è che noi abbiamo anche molto piacere che i terapisti si dedichino a un certo tipo di stretto anatomico e che vengano anche in sala operatoria a vedere quello che noi facciamo. Questo è fondamentale. Vai Francesco, scusa. Allora, io mi sono pentito perché 3 webinar fa è stata fatta questa domanda sulla globalità e io a mente fredda, a mente calda, non ho ragionato bene e ho dato una risposta così. Però ci ho pensato bene. Tutti quanti in una squadra di pallavolo, tutti quanti conoscono i fondamentali della pallavolo, quindi hanno una visione del gioco. Ma perché c'è il palleggiatore? Perché c'è lo schiacciatore? Perché c'è il centrale? Perché c'è il libero? Perché si sono specializzati in quel settore lì. Quindi dobbiamo avere una visione globale, ma dobbiamo essere bravi in un settore, perché altrimenti la nostra qualità di gioco decade. Elena, lo diciamo sempre anche col professor Di Giacomo, quindi immagino che tu sei d'accordo. Che dici? Guarda, io che poi sono un amante anche dei congressi internazionali, quindi seguo il prof più o meno dappertutto. È molto complesso pensare di poter sapere ad altissimo livello o anche alto livello un argomento senza dedicartici tutta la vita, anche solo a quello. Quindi se c'è qualcuno che è in grado di riuscire ad essere specialista di più strutture contemporaneamente o più tecniche in diversi distretti, ben venga. Però mi rendo conto che è veramente complesso, anche gli specialisti di altissimo livello, ci sono argomenti dove ci sono ancora oggi delle zone di grigio dove si dibatte arduamente a livello internazionale, quindi non abbiamo le risposte a tutto, dobbiamo per forza continuare a studiare, anche per solo per mancanza di tempo penso che faremo questo io e Francesco tutta la vita. Certo, poi sottolineiamo sempre che dal particolare poi si va al globale sempre, no? Come dicevamo negli altri webinar. Va bene, perfetto, perfetto. Elena, hai qualche domanda? Ah, tu ci avevi... Prego, prego, Daniele, vai. Volevo fare una domanda a Francesco e volevo sapere l'importanza dell'atleta appunto professionista nel ritorno all'attività, quali siano i messaggi fondamentali da parte del fisioterapista e del chirurgo verso il preparatore atletico? Quali messaggi devono passare di importanza primaria, insomma. Allora, ovviamente il chirurgo fa un passaggio di consegna al fisioterapista o al fisiatra e in seconda battuta al fisioterapista. Il fisioterapista farà un passaggio di consegna al preparatore atletico. Quindi, quando il fisioterapista ha recuperato il ROM, ha recuperato una certa funzionalità, una coordinazione del gesto, ovviamente non basta, ci vuole qualcosa di più. Ecco che il preparatore atletico deve sapere qual è la patologia, perché se per esempio allora ci sono altre... una rotazione esterna molto ampia, quando l'atleta non ha ancora una stabilità anteriore sicuramente vanifica il lavoro dell'ortopedico e il lavoro del fisioterapista, quindi deve avere conoscenza di biomeccanica e deve sapere quali sono
i semafori rossi per l'esercizio terapeutico su quel paziente e invece le possibili opzioni di esercizi da poter fare in assenza di rischi. Quindi ci deve essere comunque uno scambio di informazioni. Perfetto. Allora, io ho delle domande, Elena, non so te, se no, se ne hai te vai, se no io qui ne leggo qualcuno. Quelle del pubblico, chiaramente io darei la priorità a quelle di chi ci sta seguendo, se per te va bene. Sì, 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 vado io, puoi leggerle te. Sì, vai tranquillamente. Allora, Ambrogi Zuppardo ci chiede, perché non si parla di coinvolgimenti delle strutture lontane dalla spalla nelle instabilità ben illustrate da Kibler? Ok, allora, sicuramente come il dottor Di Giacomo insieme a Ellen Becker ci ha fatto vedere ieri, il corpo è una catena cinetica, il corpo è una catena cinetica, la forza viene dal vincolo suolo, quindi gli arti inferiori trasmettono queste forze al tronco, il tronco trasmette poi queste forze alla spalla, al braccio. Infatti nelle discinesie da distrofia il braccio è debole per colpa di un'alterata stabilità scapolo-toracica. Quindi tutti i distretti anatomici devono funzionare. Ovvio che se io prendo un paziente e valuto che ha arti inferiori eccezionali come forza, propriocezione, controllo, tronco muscoloso, flessibile, eccetera, coordinato, e poi ho una rotazione esterna passiva ampia, ma patologica perché sintomatica, ovviamente mi concentro sul problema, non su tutta la catena. Esempio, faccio un altro esempio perché è così. Se a casa mia compare una macchia d'umidità nel muro, io vado prima a vedere il mio sistema idraulico dell'appartamento e guardo se è guasto. Se non è guasto, vado al piano di sopra. Se non è guasto al piano di sopra, vado al piano di sopra ancora, fino ad andare alla, diciamo, al generale. Però guardo prima a casa mia per vedere se il problema è lì, invece di andare all'ultimo piano, quando invece il problema ce l'ho davanti agli occhi. Certo. Ne hai qualcuna, Elena? Se no vado con la prossima. C'era una domanda per il dottor Campi. Vai, vai. Vado? Vai, vai. Cassarino ci chiede, a proposito di slap e chirurgia, tenotomia, tenodesi del capo lungo del bicipite o reinserzione, ed eventualmente fa il distinguo e si è sposato una delle due, cioè vuole sapere se durante l'intervento di slap è prevista una tenotomia, una tenodesi del capo lungo del bicipite, come ci comportiamo con il capo lungo e con il capo lungo. Allora, nella mia esperienza la slap lesion è generalmente un reperto, non dico occasionale, ma di quelli accessori per cui entriamo in una spalla, in una chirurgia. Cioè raramente facciamo un intervento per una diagnosi di slap lesion definita come, diciamo, diagnosi primaria. Perché? Perché ci sono varie teorie sul fatto che possa essere una patologia o meno, oppure comunque se è francamente traumatica, come può succedere, ovviamente possiamo lavorare sulla reinserzione, specie se legata al fenomeno di Pilbeck, eccetera. Quindi diciamo un slap più posteriore. Per quanto riguarda la tenotomia tenodesi, diciamo che mi piace molto poco, può essere fatta in un normalmente, eventualmente la adotto, in particolare la tenotomia, perché la tenodesi mi piace sempre molto poco, non negli atleti in attività, magari negli atleti così ricreativi, se vogliamo, o comunque quelli un pochino più in là negli anni, diciamo sopra i 40 anni, quindi non agonisti in questo caso, anche se ci sono certi master che sono agonisti. A me la tenodesi piace poco, perché comunque sul discorso della perdita un pochino di forza, come viene descritta in letteratura, o qualche altro problema riguardo la supinazione, eccetera, mi interessa, ripeto, fino a un certo punto. Io ho probabilmente fatto più che centinaia di tenotomie, e devo dire, queste in pazienti, anche lavoratori pesanti, magari non atleti, ma problemi grossi non ho mai avuto. Ne ho avuti di più con le tenodesi, ma forse perché guarda qualche tecnica. Grazie. Perfetto. Poi c'è Nunzio Di Martino,
che ci domanda: la retrazione della capsula posteriore è sempre legata da un aumento dell'extrarotazione? Allora, no. Alcune teorie dicono che la retrazione della capsula posteriore, poi magari il dottor Fabrizio Campi mi può dare una mano, può essere legata dal conflitto antero-superiore. Questo conflitto può generare un inspessimento della capsula da insulto meccanico. Quindi non è legato alla maggior rotazione esterna, è legato all'insulto meccanico di un conflitto antero-superiore. Fabrizio, tu cosa dici? Che è sempre poco studiato alla fine, perché come il postero superiore c'è anche l'antero superiore. L'antero superiore nel movimento di follow through, eccetera, deve essere considerato. E anche lì, però, c'è la coracoide davanti. Allora qualcuno gli è venuto in mente che il problema poteva essere la coracoide. Abbiamo fatto nella nostra gioventù anche interventi di coracoplastica, devo dire, però alla fine la spalla, come diceva Charles Neer, è... tra virgolette un problema di tessuti molli, e quindi dobbiamo valutare bene tutte le dinamiche. Nicola Taddeo a un certo punto parlava della catena cinetica del core, eccetera, come nelle domande ho visto al volo, e quindi bisogna considerare nella globalità. Dobbiamo essere veramente molto preparati e olistici nel trattare una spalla. Perfetto. Intanto, Elena, dottor... hai qualche altra domanda? Ah, prego, Daniele. No, intanto il professor Porcellini dice a Francesca dopo la trilogia di Harry Potter sarà quella di Hollywood proposta per te, Francesca. Nella trilogia. Ci sono anche molti, molti complimenti che ti fanno da casa e che vi fanno da casa anche al professor Campi. Assolutamente. Sì, sono tutti amici. Elena, se hai qualche domanda, se no andiamo in chiusura, che ne dici? Guarda, ne ho un'ultima perché Stefano ci tiene. È una domanda difficile, quindi ammetto che è una domanda complessa che esula un po' dalla specifica di questa sera, ma non troppo. Nell'ambito degli atleti overhead c'è una grossa casistica di sport anche molto diversi gli uni dagli altri. E Stefano Vitali ci faceva un'interrogazione a me e a Francesco sugli atleti nuotatori, che chiaramente sono anch'essi overhead, dove c'è il mezzo chiaramente che è l'acqua, dove c'è un addendum di criticità sia dal punto di vista patologico che poi nella rieducazione al gesto atletico. Voleva sapere quali sono le criticità di questo tipo di pazienti, secondo te, Francesco, in questo tipo di patologia? Cioè, può un nuotatore andare incontro a una patologia di questo tipo? E se sì, qual è la tua strategia poi per rimetterlo in campo, tra virgolette, in acqua? Allora, diciamo che i nuotatori, almeno dalla mia esperienza, si dividono in due grandi gruppi di patologie. Le patologie tendine e le patologie legate all'instabilità. Poi ci sono ovviamente patologie tendine anche favorite dall'instabilità. Immaginate un nuotatore che prende, per aumentare la superficie, la trazione, prende una paletta e fa più forza in acqua perché incontra una maggior resistenza, ma ovviamente come nuotare con le pinne, ha una maggiore velocità. Fa più fatica e può avere delle tendiniti della spalla. Ovvio, queste tendiniti possono venire anche da un movimento ripetitivo della bracciata. Se io vado a vedere chi ha più dolore tendineo tra chi pratica la rana, il dorso, lo stile libero e il delfino, metto il dorso all'ultimo posto, come diciamo per le braccia, non per le gambe, ovviamente, meno a rischio di tendiniti. Perché? Perché il movimento è meno ampio, quindi sicuramente il dorso, il delfino, perché sono simmetriche le bracciate, sono quelle più a rischio. Poi abbiamo al terzo posto lo stile libero e all'ultimo posto la rana. Quindi possiamo avere pazienti che hanno patologie tendine e pazienti che hanno instabilità di spalla. Perché instabilità di spalla? Perché nel nuoto ovviamente le spalle devono avere un'ampia flessibilità. E molte volte i nuotatori fanno degli esercizi di allungamento, come per esempio alzare le braccia e se le fanno scrocchiare, tra virgolette, spingendole verso l'alto. Oppure mettono le mani ai fianchi e uniscono i gomiti davanti, si toccano con i gomiti davanti. Oppure glielo fa l'istruttore.
In questa flessione e rotazione interna l'omero scivola indietro e quindi, non sapendo, per avere una maggiore fluidità della bracciata, si arreca in un'instabilità di spalla. Però una cosa non hanno la retrazione distrettuale della capsula posteriore. Quindi è una patologia diversa rispetto all'atleta che pratica sport di lancio. E quindi i nuotatori molto bravi sono quelli che si giovano dell'iperlassità fondamentalmente, perché certo, hanno un range di movimento che gli permette di essere bravi alla certo, fine. Perfetto, perfetto. Allora, veniamo ai saluti, e prima di arrivare ai saluti e ringraziare i nostri ospiti che sono stati formidabili, io vi ricordo che un po' gli appuntamenti che ci avremo le prossime serate. Domani sera avremo l'amico e anche comodelatore Carmelo Milazzo con Marco Ferrara che ci parleranno di dermoneuromodulazione, quindi un bell'argomento. Poi giovedì la gestione dell'atleta in traumatologia dello sport con relazione fra stress e infortuni, avremo il medico del Milan, il dottor Brozzi, Vincenzo Di Modica, l'ortopedico del nostro gruppo Angelo Cavallo, poi ospiti di eccezione Nello Sebastiano Genovese e Giovanni Davino. Poi venerdì un altro appuntamento interessante, sempre alle 21, c'è la gestione riabilitativa del pugile con Vincenzo Legrottaglie, Fabio Morbidini, Lorenzo Crocetta ed Eugenio Zicarelli, un altro veramente appuntamento importante. E sabato alle 11 c'è Marco Mosorofiti e il dottor Sciangola o Sciangola, il recupero del credito nell'area sanitaria che di questi tempi insomma potrebbe fare comodo. Avveniamo ai ringraziamenti, ringraziamo il professor Fabrizio Campi, grazie e complimenti, grazie per voi, la lezione. Il re della riabilitazione di spalla, Francesco Inglese, grazie a tutti. E la regina della riabilitazione di spalla, Elena Silvestri, ti facciamo ancora gli auguri, un buon compleanno. E poi ovviamente le colonne portanti del nostro gruppo, che sono i due amministratori, il dottor Mattia e il dottor Mosorofiti, tutti i nostri comodieratori che si stanno impegnando tantissimo in questa serata, in queste serate. Ringrazio tantissimo Daniele Legrottaglie, che stasera è stato fondamentale perché ci ha aiutato veramente in maniera splendida, come fa sempre. Ringraziamo gli sponsor e alla prossima. Anche ringraziamo chi ci ha seguito fino adesso. E ciao a tutti, buonanotte a tutti. Grazie anche a te. Grazie a tutti. Ciao Elena, ancora auguri. Grazie ancora. Bene. Come siamo andati? Chiuso. Bene, direi. Bene, no? No, siamo in diretta. Siamo in diretta, ragazzi, ancora. Siamo in diretta, siete andati bene, ma siamo in diretta. Perché dobbiamo far passare i nostri sponsor. Bene, bene. Veramente grazie ancora, ragazzi. Ciao. Con oltre 25 anni di esperienza siamo presenti in 8 paesi, oltre 20 milioni di visite e 1 milione di appuntamenti ogni anno. Top Doctors le offre un'ampia proposta di servizi per digitalizzare la sua attività medica e migliorare la sua reputazione online. Servizi di telemedicina, appuntamenti online, opinioni dei pazienti, pagamento anticipato e molto di più. Valuable asset of human healthcare. Clinical expertise. It's experience that improves outcomes.